Seconda partita dei playoff di Champions League. Occhio della terza edizione, della sesta edizione dello Sbordone League. Finalmente dunque sono iniziati i playoff dell'Europa che conta. Per il nostro Sbordone League qui Palumbo, miracolo di Sannino. Ma che inizio degli Sky Blues che affrontano il Ciaccarella. Sky Blues che hanno occupato il quarto posto nella classifica di Premier di Serie A. Il Ciaccarella invece era in dubbio tra la terza e la seconda posizione. Poi alla fine, per una serie di scontri vinti a tavolino, è arrivato al secondo posto, al posto del Borussia Dortmund, con classifica non aggiornata ancora per mia dimenticanza. Comunque si sfidano la seconda e la quarta della Serie A e della Premier League. In campo dunque Ciaccarella contro Sky Blues. I Ciaccarella si schierano con, dicevamo, il Ciaccarella si schiera con Lorenzo Sannino tra i pali, Frezza fuori, Sannino tra i pali, ancora indisponibile Jenny Ruggero in difesa, c'è Dorta a destra, Ciaro a sinistra, Nasti dispensa con Cimino a centrocampo, Simone Del Vecchio in attacco. Il giocatore con la media realizzativa più alta dello Sbordone League, quasi 6 gol a partita. Ha segnato 40 reti più 3 a tavolino, 43 in più o meno 9 partite. Fate voi. I Sky Blues invece si schierano con Camilli tra i pali. In difesa ci sono Altieri, Cesare Esposito e Castellano. Anzi, Bonito a sinistra, Cesare Esposito a centrocampo. Non lo so come si sono schierati quest'oggi i Sky Blues. Vediamo un po'. Sì, Bonito a sinistra, Altieri al centro, a destra Palumbo, centrocampo con Castellano Esposito. Un attacco a Bomber Fritz. Scusate la voce che mi è un po' scesa. Weekend caldissimo tra playoff di Europa League ieri e il Napoli alle 3. Occhio qua, partita sicuramente molto equilibrata, livello tecnico elevato. Soprattutto la formazione degli Sky Blues quest'anno è venuta molto meno nelle ultime partite, le ha perse quasi tutte. Mentre il Ciaccarella è andato in crescendo in un girone dove ha perso praticamente solo andata e ritorno con il Cardiff e lo scontro contro il Borussia nel ritorno. Poi tutte gare perfette con Simone Del Vecchio nel girone di ritorno, veramente inarrestabile. Arrivato a una sola lunghezza da Principe, che ha chiuso con 44 reti nel girone Premier League. Occhio qua con Bonito che prova a saltare il suo avversario Sannino. Chiude tutto Lollo Sannino, che probabilmente sarà impegnato anche alle ore 19.30. Qui la rimessa sbagliata di Bonito, non da lui, con la maglia del PSG, ricordiamo Sannino. Palla lunga di Dorta, Palumbo, avanza lui, scende Palumbo, altra finta, ancora Palumbo, salta un'altra volta il suo avversario Sannino in angolo. Palumbo, Castellano dentro, chiude tutto Dorta. Del Vecchio, Cimino, Bonito recupera, anche Esposito, Nasti, palleggio, poi Castellano dal nulla, Castellano, calcio di rigore. Calcio a Castellano, all'occasione per sbloccare il risultato. Castellano col destro, Sannino, meraviglioso, poi Frezza. Lollo Sannino sale in cattedra. Rigore procurato da lui, parato da Sannino, è già show. Attenzione a Dorta, rischia, poi va via. Salta due, ancora Dorta, prova a scatenarsi. Nasti, poi Del Vecchio, prova a saltare il suo avversario Del Vecchio col destro.
Palla fuori. Ancora problema portiere per gli Sky Blues, che si sono affidati nuovamente a Camilli, ma sempre all'ultimo momento. De Vito ormai non c'è più. De Cicco lo stesso. Dispensa. Occhio alle mani di Castellano. C'era un doppio fallo e c'è, viene fischiato. Acciaro vuole il pallone, dispensa. Palla per Cimino. Viene abbattuto. Punizione. Ogni minuto che passa la mia voce penso che scende sempre di meno. Del Vecchio vince il contrasto. Poi palla lunga. Palumbo. Gioca il pallone a Cesare Esposito. Ancora, scusate, Bonito che lancia Frezza. Sannino copre bene il pallone. 0-0 il risultato. Partita abbastanza movimentata. Nasti dispensa, resiste. Ancora anche il Di Maria dispensa. Poi Palumbo in mezzo a due. Veronica su Del Vecchio. Cerca lo spazio per ingranare il sinistro. Ancora Palumbo, Esposito, scivola. Cimino, tocco. Poi ancora dispensa. Palla che esce. Dispensa, mette giù. Sinistro, fuori. Bonito. Palla per Esposito. Palumbo. Cambio di qua per Bonito. Occhio alle ali degli Sky Blues. Bonito. Castellano, 1-2. E poi ancora Dorta a salvare tutto. Con le mani. Al volo! Wilfried Bonito. 1-0. Vai! Del Vecchio alla battuta, Camilli con i pugni, Masterchef fa una parata meravigliosa. Calcio d'angolo per il Ciaccarella, palla dentro, Palumbo, panza lui, tocco per Bonito. Preso un po' il controtempo, Acciaro ringhia, la rimessa è sua, si butta dentro Del Vecchio, l'aggancio al tiri su di lui, palla dietro, a un gran tiro dispensa e pareggia il risultato anche il Di Maria. Uno a uno il risultato. Anto, sto morendo, mi senti? Si sente che non ho più voce. Bonito. Ancora Frezza, all'indietro, Bonito, apre all'indietro, palla dentro, rinvia il pallone Bonito, poi Palumbo, Sannino, occhio, rischio, dispensa, prova a partire, palla a Nasti, Del Vecchio, anzi dispensa, ancora Nasti. Ancora l'1-2. Poi chiude ancora Nasti. Frezza. Palla lunga. Vediamo Dorta. La lascia a Sannino. Dispensa. Ancora Dorta. Ancora Dorta. Sbuca dal nulla. Bonito. Palumbo. Cerca un gran pallone per Frezza. Non riesce a calciare. Dispensa. Si accentra. Prova. Esce bene Altieri. Poi Frezza. Vediamo un po'. Forse l'ultimo tocco è il suo. E Bonito concede l'angolo. Sarà calcio d'angolo Ciaccarella. Vediamo. Due dentro a saltare, c'è cioè che dispensa. Palla per lui altissimo, fuori. Palumbo. Altieri. Sale lui. Poi si accentra. Palumbo ancora. Palla dentro, che imbucata Sannino. Con le mani. Poi la rovesciata di Bonito. La rimessa è per il Ciaccarella con Acciaro.
che torna da Dorta, che sale rischiando. Allora ancora Dorta, che pressing del vecchio Camilli, una parata da 10 e lode, li tiene in vita lui, palla dentro giusto in mezzo del vecchio, ha un conto aperto col portiere avversario, qui spara sul muro, poi Nasti, buono il dribbling, dispensa, apparecchia per del vecchio Camilli, poi Acciaro che recupera, ancora lui, sarà a fondo. Ottima finora la partita del Ciaccarella, che ha impostato una gara ad alta intensità fisica. I Sky Blues faticano per ora. Palumbo, Esposito, l'ultimo tocco è il suo. Acciaro, cambia tutto. Buona la chiusura di Altieri, ma vediamo un po' cosa fischia l'arbitro. Fallo di Del Vecchio. Bonito, Palumbo, vuole il sinistro, si butta dentro, palla nel corridoio, lungo, qui errore, e allora Esposito, fuori di nulla, ancora Esposito, grande recupero, Castellano no 2, clamorosa occasione sciupata, ottima pressione di Esposito, ha recuperato 3 palloni consecutivi lì in mezzo. Quando alza i ritmi Esposito si vede. Altieri esce bene, frizza, Dorta recupera, poi il pallone morbido per Cimino, sbaglia Dorta e allora Palumbo, anzi ancora Bonito, Castellano perde l'attimo e anche il pallone, Nasti, Castellano recupera, cerca Bonito che lotta, poi Esposito, forse calcione, Dorta, gran numero, gol destro, è un gol fantastico di Altieri, 2-1 Sky Blues, 2-1 Sky Blues, va Del Vecchio fuori, Sky Blues che ovviamente la vincente tra Sky Blues e Ciaccarella sfiderà chi vince tra PSG e Borussia, che si affronteranno alle ore 20 più o meno, visto che la partita è iniziata leggermente in ritardo. Qui recupera Cimino, poi dispensa fuori di nulla Esposito, palla verso Palumbo che cerca Frezza, Sannino dispensa, viene a recuperare un pallone nella zona non sua, cambia tutto verso Acciaro, l'aggancio, poi Bonito, ancora Cesare, recupera un altro pallone, sbuca Dorta, poi dispensa, colpo di tacco, c'è fallo su di lui, palla ancora per Acciaro, finta, non ci casca però Bonito, che prova a recuperare, Frizza, anzi Esposito, per Bonito, avanza, 3 contro 2, Bonito, finta, poi col destro, fuori di nulla, ripartono subito i Ciaccarella, dispensa, colpo di tacco, 1-2 con Nasti, palla per Cimino, grande recupero di Altieri, che allarga Castellano, ancora Altieri, Esposito, col destro, è un gol fantastico di Cesare Esposito, 3-1, forse la miglior partita stagionale di Cesare Esposito, ha scelto la partita forse più adatta, si è un po' spento in questa stagione il centrocampista di Sky Blues, ha affrontato una stagione difficile, oggi però sta mostrando buone qualità, ma soprattutto di quantità più che di qualità. Occhio a pallone dentro, prova Palumbo, poi Nasti. Palla lunga per Dorta, spostato in avanti. Guardate Altieri, lo travolge. Va Dorta,
Col destro Camilli. Ancora lui. Poi Frizza. Ancora per Camilli. Che salta. È pazzito Camilli. Ma cosa? Schioppa! Fortissimo Camilli. Ormai è diventato un portiere completo. Fa anche i numeri. Palla dispensa. Colpo di tacco. Illumina Dorta. Che calcia. Poi ancora del vecchio. Ancora del vecchio. Esposito chiude. Arriva dispensa. Bordata fuori. Bonito. Poi di Altieri. Scende lui. Verticalizza. Chiude Cimino. Dispensa. Buono l'1-2. Palla però recuperata da Nasti. Poi Cimino. Grande palla di dispensa. Ma non aggancia del vecchio. 3-1 per ora. Sky Blues avanti. Palumbo. Va via. Dentro di là. Altieri. Fa sedere il portiere. Poi però perde l'attimo. E allora recupera Cimino. Acciaro in avanti. Altieri. Sto per diventare muto. Avviso. Mi resta poca autonomia di voce. Bonito. Anzi Palumbo. Poi Acciaro, recupera, chiude Bonito, rimessa per Acciaro che batte subito, solo dispensa. Cimino sbaglia però, poi sviene. Arriva il PSG e mette in croce il povero Sannino. Bonito, Esposito. Recupera dispensa, palla buona per Del Vecchio che viene chiuso da uno splendido Altieri. Frezza si gira col destro, è una magia di Bomber Frezza. Batte Del Vecchio, inizia il secondo tempo. Il primo si è concluso con un netto 4-1 degli Sky Blues. Stavano giocando benissimo Ciaccarella, che quest'oggi hanno trovato la formazione degli Sky Blues che ha giocato meglio dall'inizio di questo torneo. È la miglior partita degli Sky Blues. Frezza ci ha raccontato che il problema forse era giocare con la sostituzione. In sette giocano in meglio. Secondo me è tutta una questione di testa, in elementi che sono venuti un po' meno. Frezza... tra tutti, perché comunque la stagione di Frezza al di sotto delle aspettative. Ha fatto un gol fantastico, quello del 4-1. Un colpo che ha nel suo bagaglio. Soprattutto degni di nota quest'oggi sicuramente Altieri. Non solo in fase difensiva, ma il gioco costruisce... cioè, o meglio, il gioco parte molto spesso da lui. Qui prova a partire Nasti. Fallo su di lui. Dispensa. Recupera il pallone Palumbo. Chiude Nasti. Poi Del Vecchio. Contrasto vinto. Del Vecchio si accentra. Va giù, alzato in aria. Occhio perché punizione Ciaccarella. Va Del Vecchio. Col destro! Stavolta Camilli deve arrendersi alla bordata del vecchio. 4-2. Prova a riaprire una partita che sembrava chiusa il Ciaccarella. Con la punizione di del vecchio. Castellano. Palla che non esce. E allora dispensa. Palla di là. Viene chiuso da Altieri. Battuta per Del Vecchio. Cerca di là Acciaro. Sistema il pallone Del Vecchio. Prova a girarsi. Ancora il tocco per Nasti. Poi dispensa. Forse c'è un fallo. Numero Palumbo. L'ultimo tocco è il suo, molto sfortunato. Dispensa con le mani. Sale Acciaro, palla per lui. Tutto solo, rete, 4-3. Pazzesco.
è Ivan Acharol, l'autore della rete. 4-3, attenzione, Esposito, muro. Castellano, Esposito, Frezza, ripartono gli Sky Blues, Frezza, non passa. La rimessa è di... è del Ciaccarella che batte del vecchio. Attiri su di lui. Rimessa laterale. Dispensa, prova a passare. Rimessa per Nasti. Sale la pressione del Ciaccarella. Cimino sbaglia tutto. Palumbo prova a passare. Sbaglia il passaggio. Poi però Cimino non pesca del vecchio. Bonito. Salta il primo. Palla dentro. Castellano. 5-3 Castellano. 5-3 risultato. Altieri addirittura. Scusate, era Dorta che va col destro da dietro centrocampo. Tiro però disinnescato da Camilli. Bonito. Ancora Nasti. Poi Palumbo. Cerca spazio. Gran palla per Bonito. Dialogano i due. Nasti capisce tutto. Dorta riparte. Palla recuperata da Bonito, che salta 2-3 avversari. Sannino. Poi però rimane giù Bonito. Acciaro prova a passare. Chiuso. Esposito riparte. Si accentra. Ancora Bonito. Dentro Castellano. Poteva fare qualcos'altro. Palumbo per Altieri. Va via Frezza. Palla dentro. Devia. Poi Bonito, finta, non riesce a liberare il sinistro, riparte Cimino, grande palla per Dispensa con le lunghe leve, porta il pallone in avanti, la difende, l'ultimo tocco è il suo. Palumbo con le mani, Altieri, occhio, tutto regolare, col ginocchio, sbaglia Camilli, calcio d'angolo, è impazzito Bobby. Occhio perché Cimino c'ha anche quel colpo. Palla fuori, Dorta, finta. Poi col destro, Murato, riparte Esposito. Dorta lo trattiene, ma poi sbuca Frezza. Espulso Dorta, 10 minuti fuori. Per fallo da ultimo uomo. Palumbo a giro. Salva tutto, poi Frezza, Sannino. Ha salvato tutto Acciaro. Ora Ciaccarella per 10 minuti con l'inferiorità numerica, non sarà facile. Acciaro prova, Altieri recupera, palla per Palumbo che entra in aria, destro in mezzo, Altieri non riesce ad arrivare, poi sì, poi il tacco, Bonito fuori. Dispensa, sale lui, poi allarga tutto a Nasti. Del vecchio chiuso da Castellano. Non la miglior partita per il bomber del Ciaccarella, che prova a illuminarsi ora. Ma la palla è fuori. Dispensa dentro. Non arriva del vecchio. Palumbo. Sterzata. Vuole il sinistro. Eccolo. Chiuso. Ancora Palumbo. Salta due. Prova l'imbucata. Frezza tutto solo. Dentro, porta vuota, palo di Bonito, clamoroso. Riparte del vecchio, Altieri lo chiude, parte lui, destro secco, rete fantastica di Altieri. 6-3, del vecchio fuori. Palumbo. Poi Altieri col destro fuori.
Occhio a pallone per Palumbo, palla colpita direttamente fuori. Del Vecchio, pronto a scendere, Bonito recupera. Ha una prateria Bonito, va col sinistro fuori. Palla alta, vediamo cosa succede. Nasti, Sannino. Del Vecchio, palla dentro, Altieri recupera, altra prateria ora. Frezza, tutto solo. Palla dentro, Palumbo. Finta. Non segnano gli Sky Blues, lo fa con Frezza. 7 reti a 3, molto pesante l'espulsione di Dorta. Per la speranza di tentare una rimonta per il Ciaccarella. A volte forse è meglio lasciar segnare uno che poi rimanere in inferiorità numerica per 10 minuti. Occhio Camilli, ancora. Poi Altieri, sbagliano, Nasti fuori. Bonito, sale, Palumbo. Entra, sinistro, parata e poi clamoroso Castellano, porta vuota, palla fuori. Sta per entrare comunque Dorta. Sarà calcio d'angolo e dentro Dorta. Palla dentro, dispensa fuori. Ancora un minuto per Dorta fuori. Che scalpita. Palla lunga, Palumbo la difende, poi Bonito dispensa, recupera, gira, ancora pallone per Cimino, c'è un fallo di Palumbo, dispensa, verticalizza, Nasti, finta, poi Esposito recupera e sbaglia, ancora Del Vecchio in area, Del Vecchio cerca un passaggio, ma lì doveva segnare però. Poi palla vagante, Acciaro, occhio, Acciaro clamoroso, si capisce nulla, pazzesco, clamorosa doppia chance per il Ciaccarella, dispensa, recupera, lotta, Esposito recupera, poi Acciaro, soffia il pallone all'Esposito. Frezza. Rischia. Recupera, parte. 4 contro 2. Si va con Bonito. Che si accentra. Sceglie Castellano. Che realizza alle spalle di Sannino. Ancora lui. Callo però. Del Vecchio. Prova a partire lui. Il risultato era molto pesante per il Ciaccarella. Dorta che è rientrato, qui sbaglia, ma comunque serve Del Vecchio che punta Esposito. Va col destro Ansinò. Ancora Del Vecchio. Va col sinistro. E un gol pazzesco di Del Vecchio. Bonito, clamoroso, altro gol. Palla a Camilli che lancia lunga. Cimino, cosa strana qua. Non ne ha più Cimino, problemi fisici per lui. Occhio, errore di Sannino. Gol di Altieri. Occhio a pallone per Palumbo che calcia di destro. Perso ormai il numero dei gol degli Sky Blues, che allungano con il povero Cimino a bordo campo infortunato. Del Vecchio va via, ancora Del Vecchio, finta, cerca, dispensa, che segna. 2 minuti alla fine e vittoria netta ormai degli Sky Blues, anche se non c'è risultato. Che c'è? Del Vecchio, dentro, dispensa, tutto solo per Dorta, altro gol, Ciaccarella. 11 a 6 risultato confermato dal direttore di gara.
calmi, 12, dispensa, palo rete, finisce così, termina l'avventura del Ciaccarella in Champions, ce l'ha Lanza, vince la formazione degli Sky Blues sonoramente e manda un grande segnale alle altre concorrenti.